Giancarlo Magalli no, non parla con le bestie. Giancarlo Magalli non parla con le bestie, perché Giancarlo Magalli, un bravo conduttore televisivo, è stato rinviato in giudizio, è stato rinviato in giudizio. Perché Adriana Volpi, bella Adriana Volpi, anche lei conduttrice televisiva, lo aveva querelato e il magistrato ha rinviato a giudizio Giancarlo Magalli, perché Giancarlo Magalli tempo fa, nel corso di una trasmissione, avrebbe detto pubblicamente che Adriana Volpe è una rompi, è una rompi. Per cui Adriana Volpe, bella e brava, lo ha querelato e ora Giancarlo Magalli si ritrova imputato di diffamazione, ci sarà il processo. Egli è un imputato. Allora è chiaro che Giancarlo Magalli ha il dente avvelenato e in una trasmissione. No, la trasmissione di Giletti, mi pare, di Giletti. Qualcuno ha chiesto a Giancarlo Magalli, ma tu ci parli con lei? E lui avrebbe detto, ma io non parlo con le bestie, io non parlo con le bestie. Come si dice, cadere dalla padella nelle braccia, povero Giancarlo Magalli, che è un conduttore televisivo tanto bravo, e adesso si ritrova imputato di diffamazione nei confronti della bella Adriana Volpi, perché tempo fa l'avevano sentito un po' tutti, aveva detto che lei è una rompi, e adesso la questione continua, perché Giancarlo Magalli ha detto che lui non parla con le bestie. Povero Giancarlo Magalli, c'ha già una certa età, dovrebbe vivere in pace, dovrebbe vivere in pace. Adesso se la deve vedere con la magistratura, se la deve vedere con la magistratura, cari amici. È successo sotto Pasqua tutto ciò. Video è un link. Voi digitate, aprite il link e vi appare Giancarlo Magalli che, interrogato nel corso della trasmissione Non è l'arena, interrogato, gli hanno chiesto se lui ha ripreso il dialogo con lei e lui risponde che io non parlo con le bestie, io non parlo con le bestie. Va bene, cari amici, questa è la condizione umana, cari amici, Anche se il cristianesimo ha trionfato, anche se Gesù ha detto ama il prossimo tuo come te stesso, questa è la situazione. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.